Hello children, good morning. Ciao bambini, buongiorno. Questa di oggi non è la vera video lezione che vi manderò probabilmente domani. Questo di oggi è un video per dirvi due cosine su come lavorare nei prossimi giorni fino alla fine della scuola. Innanzitutto, di nuovo, vi faccio i complimenti per come avete lavorato finora, tutti quanti, nel senso sono molto contento dell'impegno che avete messo e anche dei risultati ottenuti. Cerchiamo di tenere duro e di resistere per i prossimi 15 giorni o quello che ci manca. A proposito di questo, volevo anche dirvi che mi stanno arrivando le vostre domande e io sto preparando il video con le risposte. Aspetterei però almeno fino a domani o dopodomani, se c'è qualche ritardatario o qualcuno che ancora non le ha completate, così facciamo un unico video. Stesso discorso per il video con la correzione dei compiti che avevate per la settimana scorsa. Quindi probabilmente ve lo mando, come ho detto, domani o mercoledì. Mentre ora volevo dirvi quello che vorrei fare nei prossimi giorni. Per finire il nostro programma sul libro Super Wow ci mancano due argomenti grandi, che sono il present continuous, che è un verbo, un tempo verbale che si usa in inglese per dire quello che stiamo facendo in questo momento, per esempio I'm reading a book, io sto leggendo un libro. E un altro argomento che serve per dire come è il tempo a livello meteorologico. What's weather like? Com'è il tempo? E ci sono delle espressioni per dire è sereno, è nuvoloso, c'è la nebbia. Siccome questi due argomenti sul libro sono molto lunghi, io non vorrei fare soltanto una breve presentazione di questi due argomenti per darvi un'infarinata a voi e in caso nel libro delle vacanze troviate questi argomenti sapete un po' di cosa si tratta, però poi vorrei lavorarci l'anno prossimo quando ritorniamo a scuola per benino. Quindi invece di seguire il libro facciamo un video veloce in cui vi do delle idee su questi argomenti qui. Mentre il lavoro, quello sì, che mi piacerebbe fare insieme a voi in questi ultimi giorni, è questo qui. Mi piacerebbe che ognuno di voi scrivesse, apro parentesi, vi mando un foglio in cui ci sono le indicazioni su come lavorare. Mi piacerebbe che ognuno di voi scrivesse una propria presentazione simile a quella che avevamo fatto a Natale. Possiamo ora arricchirla perché abbiamo fatto il verbo to like, il verbo can, quindi possiamo aggiungere nella presentazione cosa ci piace, cosa non ci piace, cosa sappiamo fare, cosa non sappiamo fare. Fare una bella presentazione di voi stessi scritta, me la inviate, io la correggo, ve la rimando e cerchiamo di imparare anche a leggerla, così che poi vediamo come fare. Se si riesce a fare un'aula virtuale, potremmo ritrovarci nell'aula virtuale e leggere in inglese le nostre presentazioni al resto della classe. Ancora, se ci riesce, potremmo registrarle in qualche modo queste presentazioni, così ci rimangono anche come ricordo. Quindi, questa è l'attività vera e propria che io vorrei fare da oggi fino alla fine della scuola. Ovviamente in questi giorni, se avete dei dubbi, se ci sono delle cose da chiarire, se ci sono state delle difficoltà, se ci sono degli argomenti che vi sono piaciuti e che volete ripetere, basta che me lo scriviate sul registro elettronico e cercheremo di vedere anche queste cose. Ok, ci siamo. Riassumo velocemente quello che voglio fare nei prossimi giorni. Vi mando il video con la risposta alle vostre domande che stanno arrivando
Aspetto qualche giorno per dare tempo a tutti di mettersi in pari. Vi manderò le correzioni dei compiti della settimana scorsa. Affronteremo due argomenti nuovi, ma senza utilizzare il libro in maniera veloce tramite un video e tramite delle spiegazioni che vi darò io. Scrivere una presentazione più ricca possibile di voi stessi, che poi correggeremo e cercheremo di videoregistrare. Ultima cosa, chiarire eventuali dubbi o problemi sulle cose fatte finora. Con questo per oggi è tutto, ci vediamo domani con la video lezione. Bye bye!